perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Dopo anni in cui le vittime della strada erano in costante diminuzione, il trend si è invertito. Gli incidenti mortali sono in aumento sulle strade italiane, con un picco nello scorso mese di luglio, in particolare nella fascia oraria notturna. Tra le cause, l'uso dei cellulari mentre si guida, compresi l'invio di sms, mail e addirittura selfie. E l'aggravamento delle sanzioni potrebbe arrivare presto, visto che il reato di omicidio stradale non è ancora legge. In base a una stima dell'Istat e dell'ACI, nei primi sei mesi del 2015 sono stati poco meno di 85.000 gli incidenti stradali con lesioni a persone avvenuti in Italia. Il numero dei morti entro il trentesimo giorno è stimato in 1.596 casi, mentre i feriti quasi 120.000. Rispetto allo stesso periodo del 2014 si registra una riduzione del 2,9% del numero di incidenti, del 3,8% di quello dei feriti, ma un aumento dell'1% per le vittime. Su questa tematica un ruolo fondamentale viene svolto dalle forze dell'ordine, come ad esempio dall'attività della polizia stradale, che impiega dalle 7 alle 12 pattuglie giornaliere per presidiare il territorio. A parlarcene il dirigente di sezione, vice questore aggiunto Antonio Colantuono. Utilizziamo la nostra immagine sulle strade anche un po' come deterrente, perché crediamo molto nell'aspetto preventivo. L'utente di questa provincia è un utente abbastanza educato e quindi c'è una buona conoscenza delle norme della strada e un buon senso civico nel rispetto delle regole. Le casistiche sanzionatorie risultano anche in questa provincia in linea con quelle nazionali. Le violazioni più comuni nelle quali ci imbattiamo sono chiaramente l'uso di dispositivi radiomobili, telefonini e ultimamente anche tablet e smartphone, con i quali i conducenti pretendono contemporaneamente di restare connessi e dedicarsi ad una vita social mentre in realtà guidano. E questo, se mi consente, spesso al di là della violazione rappresenta anche una causa ricorrente in molti incidenti, alcuni dei quali anche con epiloghi drammatici. Il pericolo non deve mai essere sottovalutato, prosegue Colantuono, ed è necessaria la massima prudenza. Esiste un unico comune denominatore nella maggior parte degli incidenti. Spesso velocità e guida sotto l'effetto di sostanze alcolemiche sono delle concause che determinano l'aggravamento delle conseguenze dell'incidente, ma in realtà la stragrande maggioranza degli incidenti, sia quelli con lesioni che anche quelli con danni a sole cose, è rappresentato da due elementi fondamentali: la sottovalutazione del rischio e la sopravvalutazione delle proprie capacità. Esiste inoltre una falsa credenza, cioè che gli incidenti possono capitare sempre soltanto agli altri, ma le statistiche mostrano una realtà ben diversa. A volte poi si rischia di rimanere vittime di un sinistro a causa della distrazione. La prevenzione fa quindi parte della mission istituzionale delle forze dell'ordine. Per questo motivo la polizia collabora in modo periodico con le scuole per sensibilizzare coloro che saranno i conducenti di domani. Siamo pronti ad incontrare con corsi di formazione o incontri dedicati qualsiasi utente della strada che ce ne faccia richiesta, perché per noi la prevenzione viene sicuramente prima dell'aspetto sanzionatorio, che però non trascuriamo.